Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video riguardante i prodotti terminati nel mese di aprile. Ne abbiamo terminati veramente tantissimi, sono circondata da prodotti finiti, quindi parto subito e vi mostro il pannetto di Veralab, quello in microfibra che io utilizzavo per andare a rimuovere l'olio, il burro struccante dal viso. Questo è un pannetto che mi è piaciuto veramente tantissimo perché fa anche una leggera microsfogliazione, quindi forse per pelle molto sensibile non lo consiglierei perché può diventare un pochino aggressivo. A me è piaciuto davvero tantissimo. L'ho utilizzato per circa 4 mesi, adesso è diventato un po' ruvidino e fa fatica a venire pulito, quindi lo terrò da utilizzare per le pulizie di casa. Solitamente i pannetti in microfibra li riciclo così per spolverare, per pulire la cucina e quindi lo terrò per quell'utilizzo. Comunque questo è un pannetto che andrei sicuramente a riacquistare. Adesso sto utilizzando quello di Sensai, che è una bomba, e poi ho anche quello di Yaneke o Janeke, non so mai come si pronuncia, che è ancora chiuso, quello lo devo ancora utilizzare. Poi, terminata questa mousse detergente di Sienem della linea Sensitive alla mandorla, questa era un'edizione limitata, ne ho anche un'altra tra l'altro. Questa indicatissima per pelli sensibili, è molto molto delicata. La schiuma non è pannosa come piace a me, però non è neanche di quelle che si sfaldano subito, quindi per il prezzo che ha è assolutamente promossa. Non so se la riproporranno, comunque nel caso per il prezzo che ha io ve la consiglio se avete una pelle sensibile e non avete delle grosse pretese. Poi un altro prodotto sempre di Veralab che ho terminato è la luce liquida, lozione illuminante anti-impurità. Io questa l'ho utilizzata alla sera e l'andavo ad utilizzare soprattutto dove avevo delle imperfezioni. Se la utilizzavo tutte le sere tendeva a seccarmi un pochino la pelle, però mi è piaciuta, ma se dovessi scegliere non la ricomprerei perché preferisco il tonico di Benton, quello esfoliante che vi ho recensito diverse volte. Tra i due preferisco il tonico di Benton perché ha anche un potere un pochino idratante. Questa tendeva a seccarmi un pochino la pelle se utilizzata di frequente, quindi sono stata contenta di provarla, però non la riacquisterei perché appunto preferisco il tonico di Benton. Poi, terminato questo struccante di S-Wear della linea Sensifine per occhi ipersensibili, questo è un gel micellare che avevo acquistato super scontato da Tigotà perché era in scadenza, infatti ne ho anche un altro, ne avevo presi due. Questo non contiene alcol, non contiene silicone, parabeni e profumo. Mi è piaciuto molto, soprattutto utilizzato con il dischetto di Glow, quello che vi ho fatto vedere un pochino peluscioso, mi rimuoveva perfettamente il trucco. Questo contiene anche agenti idratanti e niacinamide. Però a prezzo pieno non lo acquisterei perché costa 10,90 € per 125 ml e è un po' caruccio, si ammortizza perché ne basta poco, però non spenderei 10,90 € per questo prodotto. Io l'avevo pagato 3,90 € quindi a quel prezzo mi andava bene. Poi, terminato un altro struccante, questo di Estée Lauder che avevo trovato in un cofanetto con il mascara e anche la crema contorno occhi che mi era stata mandata dall'azienda tramite Ottoli. X, nel senso che è uno struccante, non è bifasico questo, è uno struccante normale. Non rimuoveva proprio il trucco perfettamente, soprattutto i mascara un po' più strong, non mi dava particolari problemi a livello di bruciori e irritazioni, però non è un prodotto che andrei a comprare assolutamente. Poi, terminata la mist anti-età, quella originale Jiffy. Questa è acqua distillata di rosa damascena, acido ialuronico e Mineralive, senza oli minerali, parabeni, coloranti, siliconi, profumi, nickel tested.
Questa mi è piaciuta molto, però è una mist che poi io sono andata a sostituire con una semplice acqua aromatica di Anthos e va bene uguale, cioè questa costa mi pare sul 12 euro, adesso non ricordo, anzi no, c'è scritto 14 per quanti ml? 50 ml, no, non li spenderei più visto che il Jiffy va benissimo con un semplice idrolato, però mi è piaciuta insomma a livello di mist. Poi terminato il siero viso di Winnis, questo ve l'ho mostrato ormai in diversi video, ho anche qui la scatola, è un antirughe rigenerante effetto lifting. Come vi dicevo, non ho notato una riduzione delle rughe, soprattutto di queste che ho sulla fronte un pochino più profonde, ma non avevo neanche la pretesa che me le andasse a ridurre. Ho notato però quelle linee un pochino più sottili che si sono un po' attenuate, ecco. Però mi è piaciuto molto perché ha una bella consistenza, si asciuga in fretta. Mi lasciava la pelle bella tonica, rimpolpata, luminosa. È un siero viso che mi è piaciuto veramente tanto. Contiene acido ialuronico, tè verde, resveratrolo. E io lo andavo anche a miscelare con l'olio di Urang, come vi avevo mostrato anche in un video, e lo utilizzavo alla sera per avere un'azione un pochino più nutriente. Piaciuto veramente tanto. Questo si trova esclusivamente in farmacia come canale di distribuzione. Poi, contorno occhi. Allora, ho terminato questo di Diego Dalla Palma della linea Gold Infusion che avevo acquistato durante il Black Friday. È una crema contorno occhi che mi incuriosiva tantissimo all'interno a loro, sempre della linea come il siero in olio che a me piace tantissimo. Questo contorno occhi di giovinezza certificato EcoCert. Non lo riacquisterei per il prezzo che ha, costa mi pare sui 54 euro, una roba del genere. Io l'avevo pagato col 30%, quindi l'avevo pagato un po' meno, però non lo riacquisterei neanche col 30% perché non ho visto chissà quali risultati. Sì, la pelle era un pochino più rassodata, più liscia. Però, insomma, questo risultato l'ho avuto anche con altre creme che costano molto meno. Anche qui, insomma, sono stata contenta di provarlo perché mi sono tolta la curiosità, però non è un prodotto che andrei a ricomprare. Sempre per quanto riguarda il contorno occhi, ho terminato questo prodotto di Balea della linea Acqua. Questo è un roll-on, ha proprio la sferetta in acciaio, quindi molto rinfrescante. Per me non era sufficiente a livello di idratazione, quindi lo andavo a mettere tipo siero e poi dopo andavo ad applicare la crema sopra. Questo non contiene profumo, non lo riacquisterei onestamente, non ho visto nulla di che, a parte il fresco che può essere gradevole d'estate, anche tenuto in frigo, ma per il resto non ho visto nulla di che sul contorno occhi, nessuna differenza. Terminata anche la crema contorno occhi delle Driadi della linea Argan Argan, questa ormai lo sapete, è una crema che mi è piaciuta molto. Ha un costo di circa 9 euro, mi pare, per 15 ml. Questa è una crema rigenerante, ha un bellissimo effetto idratante senza però risultare unta o appiccicosa, quindi va benissimo anche alla mattina prima del trucco. E contiene, oltre all'argan, caffè verde che ha un'azione tonificante. A me è piaciuta molto, è un prodotto che potrei sicuramente ricomprare, non lo ricompro nell'immediato perché ho tante creme contorno occhi e poi sono curiosa di provare sempre cose nuove. Ne ho ancora un pochino, adesso nei flacconi che vi farò vedere un pochino di prodotto c'è ancora, poi li andrò a tagliare per recuperare
il prodotto proprio per finirlo, però insomma ve li faccio vedere così senza tagliarli prima del video, mi risulta più comodo. Comunque questa super super consigliata. Un altro prodotto che ormai vi ho fatto vedere tantissime volte è l'Eye Care Cream di Martina Gebhardt. Questa è la crema contorno occhi migliore per me per quanto riguarda l'azione nutriente che cerco alla sera. È una crema pomatosa che può piacere. Come no, a me piace molto perché mi va proprio a distendere i tratti. Alla mattina ho la pelle super morbida e distesa e quindi questa la compro e la ricompro ormai da anni. Per me è una certezza e costa sui 10-11 euro. Dura tanto perché ne basta pochissima. Poi, sempre contorno occhi, rimaniamo sul tema. Patchology, questi patch illuminanti mi sono piaciuti parecchio. Ho notato proprio una bella azione illuminante, levigante, e sono quelli che mi sono piaciuti di più di Patchology provati finora. Se vi ricordate, avevo provato anche gli altri, i flash patch, quelli azzurrini. Non quelli coi peptidi e gli altri, però questi qua mi stanno piacendo molto. Ho la scatola che ho acquistato da Sephora e con lo sconto 20, quindi ne ho altri da utilizzare. Questi lasciano proprio la zona bella rinfrescata e risvegliano anche il contorno occhi bene, perché lo vanno proprio a illuminare. Poi ho terminato anche due rasoi per il viso di questi che avevo acquistato su YesStyle. Questi mi piacciono, io li utilizzo per andare a eliminare i peletti, quelli biondi, e li utilizzo da anni. Questi rasoi viso non mi ricordo se ve ne ho mai parlato, onestamente, sicuro ve li avevo mostrati nell'haul di YesStyle, però poi probabilmente non ve ne ho mai parlato. Comunque, io mi trovo bene ad utilizzare rasoi per il viso. Adesso ne ho acquistati su Amazon. E mi lasciano la pelle veramente morbidissima, non sono aggressivi, nel senso le lame non vanno a tagliare la pelle e non vanno neanche a graffiarla più che altro, e quindi insomma mi sono trovata bene. Poi il piegaciglia di Mula che mi ha definitivamente abbandonato perché si è tornato a rompere, questo l'avevo incollato ma basta, non ce la fa più. Ho rischiato di accecarmi due volte, quindi adesso ne devo acquistare uno e sono indecisa perché vorrei fare un ordine su YesStyle e prendere quello di Shu Uemura, però mi scoccia un po' per i tempi, perché io quando ho in mente una cosa la vorrei subito, invece li devo aspettare un pochino, quindi valuterò, ne ho guardati diversi, ho guardato anche quello di Diego Dalla Palma, ho guardato quello di MAC, mi avete consigliato anche degli altri piegaciglia, quindi insomma devo valutare bene. Poi ho terminato questa crema per i piedi di Balea con urea al 10%, mi è piaciuta molto, mi lasciava i piedi super super morbidi e lisci, e è un prodotto che ricomprerei sicuramente, quindi questa ve la consiglio se avete un dem vicino, è una crema che funziona veramente bene sui piedi e contiene anche pantenolo e glicerina. E anche vitamina B3, questa si assorbe in fretta, io la utilizzavo prevalentemente alla sera, è molto buona per il prezzo che ha, veramente ottima. Poi spumone di Veralab, detergente lavaviso, mi è piaciuto tantissimo, e anche la profumazione mi è piaciuta molto, bella schiuma, è un prodotto che mi è piaciuto veramente tanto, ve l'ho anche recensito in qualche video. Passando ai prodotti per il corpo, vi mostro subito questi due di Sien Shower Cream Tropical Mango, da un po' che non ve li mostravo, chi mi segue da tanto sa che questo è il nostro preferito, l'avevamo sospeso per
l'inverno, ma è tornato a grande richiesta. Ne abbiamo acquistate 4 confezioni, 2 sono terminate. È buonissima, la profumazione è proprio paradisiaca, lascia tutto il bagno profumato, sulla pelle persiste un po', ma non tantissimo. È veramente buonissima questa profumazione. Se vi piace il mango, ve lo straconsiglio. Poi uno dei tanti gel doccia di Alverde, sempre una conferma, bambù e pompelmo. Buonissimi anche questi. Visto che ce l'ho qui, ve lo mostro, ma solitamente i dentifrici li butto. Questo è il Parodontax Whitening Terminato, che è il dentifricio ufficiale di Andrea. Questo è il suo proprio preferito. Io l'ho utilizzato in passato, adesso utilizzo quello di Dottor Organica, il T3, quello è il mio preferito. Questo è molto buono per fermare e prevenire sanguinamento alle gengive. La versione originale ha un sapore salino al quale bisogna farci l'abitudine e io non gradisco particolarmente. Questa versione whitening è un po' meglio come sapore, però è sì un ottimo dentifricio assolutamente. Poi sapone mani di Organic Shop all'aloe e latte, e questi ve li mostro sempre e li compro nelle varie profumazioni. Hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, lasciano le mani belle idratate e insomma un buon sapone mani. Poi, terminata la lima di Essence, quella a 6 facce, che compro e ricompro, anche questa è una conferma. Altre 2 conferme sono sicuramente questo detergente intimo lenitivo di Gino Canesten. Questo è un mio mai più senza, l'ho già ricomprato, con questo non ho più avuto problemi di irritazione o pruriti vari. Non contiene sapone, conservanti e coloranti, lo trovo in farmacia o parafarmacia, è un po' caruccio perché costa sugli 8,90 euro, l'ultima volta però l'ho trovato in sconto a 6,90 euro. Poi un'altra conferma è il deodorante di Licia, pur senza sali di alluminio, questo con il tappo viola, non contiene alcol né antitraspiranti e mi dura bene tutto il giorno, mantiene un po' la zona profumata, fantastico. I prodotti finiti sono terminati e termina qui anche il video, vi ringrazio come sempre per averlo guardato e se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!